Ok, buongiorno a tutti. Oggi faccio vedere a fare il pezzo di strullato, anche se non avete i materiali adatti per fare lo strullato. Basta. Galoche, si mette su, poi si picchetta e poi con un pennello. Oggi farò vedere l'amico Mario Franzoni, che anche lui è grande in bianchino. Io lo facciamo fare a lui, perché vedete sempre me. Ok, adesso vi faccio vedere Mario, all'opera. Ecco il nostro Mario che fa strullato, il re dello strullato. Si può fare sia col pennello che con la caloscia. Con la caloscia si picchietta leggermente. Adesso la zoccolatura. Poi si prende un pennello bagnato e si va a ripristinare. Picchiettando sempre. Come lo zoccolo sotto non è grosso, allora bisogna rimpicciolire anche questo. Se manca un po' di roba sul pennello, e le sue sono pelle. Mi sa anche la roba, meno male, che culo. Che fortuna. Però le belle, guarda gli altri. Il telefono sospeso. Passo qua il telefono sospeso nell'aria. Questo è buono da fare da là. Ma fai la famiglia là, te vedere. Senza che andava a te e strillate, mica strillate, dura la roba Sì, chi la la fai un fava. macicio della Madonna. Fai la roba chi la fava, no? Io vorrei dire, però vai. Anzi, la più bella è quella che la fai lui. No. Con un pennello marcio. Sì, eh. Allora spiega Mario, sono Con un pennello già usato. Pelo corto, che a noi piace il pelo corto. Si va a rimpicciolire il tutto. Le jeux sont faits. Quando è asciutto, si dipinge. E se vedi in casa. Ok. Mi piace no là. Non mi piace qua. Non ti piace qua? Allora, Mario, dopo fare le critiche. Qua così. No, c'è un briciolino di roba, ce lo metto qua. Ok. Oggi vi ho fatto vedere Mario. Mario, Villa, salve a ok, tutti, eh. adesso saluto e oggi mettiamo su te su YouTube. Quando vuoi prendi in mano il telefono, mi giro, saluto tutti.
e sposti il ponte e vuoi sul tetto. Ciao a tutti, eh? Ci sono? Certo. Sono inquadrato? Ok. Yes. Come sempre io vi saluto, vi lascio la mia email goneduardo37@gmail.com. Oggi ho voluto far vedere Mario all'opera, un po' per uno, non fa male a nessuno. Grazie a tutti, come sempre, alla prossima volta.